non ricordo. Ho solo questo di mio padre. Ma deve restare un nostro segreto. Nel cielo ci sono milioni di stelle, ognuna nasconde un piccolo segreto, ognuna ha un lungo viaggio da compiere e una di esse, proprio la più piccola, la più lucente, sta compiendo per me il più lungo dei viaggi per arrivare in un luogo chiamato infinito. Giudice, voi che siete così bravi a giudicare a tutte quante, manco nostro signore qua, che veniamo ora di onorare. Ma voi che cosa ne sa per la Sicilia? La Sicilia chi da vera? Di chi da cave fame è stato un ciuno a travaglio. Di chi da cave site è stato un cepoita l'acqua. Di chi da che vive uno scanto e lo Stato non ci fa giustizia. Chi vi paga per vestirvi come un signore se ne ha fottuto sempre ne auge. E allora tornatevi in Palermo, in mezzo alle vostre comodità. Che ne non abbiamo bisogno di voi. Nel paese gli omicidi si ripetevano, gli anni passavano e la mia vita era buia. Ormai anche i pomodori sapevano di sangue per me. Rita! Buonasera! Vito, amore mio, a volte mi chiedo se riusciremo mai ad essere felici insieme. Solo noi due, senza i problemi che mi dà mia madre, senza i tuoi. Vorrei tanto fuggire lontano, su un'isola deserta, dove non esiste nient'altro che il nostro amore. Faccio mille progetti per il mio futuro. Mettiti qua. Ma appena esco dalla mia stanza, mi accorgo che forse a causa della gente che mi sta vicino, non si realizzeranno mai. Mettiti più qua. Bravo, così. Vedi che bello sei. Allora, che vuole? Non ho tempo da perdere. Io vi dico chi fu ad ammazzare mio padre e mio fratello. E voi lo dovete arrestare. Scrivo? No. Aspetti. Lei chiede aiuto alla giustizia dello Stato, è così? No, l'aiuto ve lo do io a voi. Giustizia vera fosse spaccarci cuore di bastarde. Se ho capito bene, ci dovremmo mettere a sua disposizione per permetterle di compiere la sua bella vendetta personale. Sì. Qua fu l'infame. Cuccia figlia spiata e spiata. Stai facendo? Io non va bene. Vieni a dire. Allora è vero che Lucarici? No, tu non te lo vai. Sei la mia vergogna. Mi fai schifo, mi fai. Rinnovato, pazzo. Per la sua famiglia. Io ho sognato famiglia ormai. Sogno io la tua famiglia. Sogno io tua madre, tu te stai qua, non te ne vai. Ti stai qua, con mia. Mi vanno ammazzare, vieni a dire. Carne morta, sì. Sì, carnazza morta, ormai, ma carpe mia. No! Stavata no! Non ce fanno con mia! Povera Elusa. Povera Elusa. Sempre ce l'hanno fatto. Con tutti ce la fanno. Povera Elusa, pazza. Pazza. Si pazzo, si pazzo. Allora, signorina, lei d'oggi fa parte del servizio protezione collaboratori di giustizia. Ma signorina, la distinzione non si fa tra chi è buono e chi è cattivo, ma tra chi rispetta la giustizia e chi invece non la rispetta per niente. Come Don Salvo, o il tuo fidanzato Vito, ma anche tuo padre e tuo fratello. Mio padre era un uomo di giustizia più di voi. Sbirri di una giustizia di merda. La mia giustizia di merda non prevede la pena di morte al minimo sgarro. Tuo padre era un assassino. Ma non lo so. Mio padre era un meglio uomo sulla faccia da terra. Aiutava tutti in un paese. Tu parla così. Per chi giunge, ti faccio sta vedere so cosa significa essere un uomo vero. Ce l'hai nel sangue la mafia, non cambierai mai. Non c'è niente da fare. Ha ragione. Mi
chiamo Rita Mancuso. Sono nata il 12 agosto del 1974 a Balata, in Sicilia. Sono studentessa, ho 17 anni. Sono figlia di Don Michele Mancuso e la sorella di Carmelo Mancuso, uomo d'onore della stessa famiglia, ammazzati nell'85 e nel 91, traditi dagli uomini del nostro stesso clan. E sono qui per dirvi tutto quello che so su Don Salvo Arrivo. Notizia che ci è appena giunta da Palermo. Maxi operazione antimafia in Sicilia. In manette sono finite circa 25 persone, tra cui il sindaco di Balata, Antonio Sanguedolce, e Don Salvo Rimi, considerato il boss della mafia di Balata e uno dei capi supremi di Cosa Nostra. L'operazione sembra scaturire dalle dichiarazioni di un nuovo collaboratore di giustizia, di cui gli inquirenti non hanno rivelato... Avevo ragione a non volerti fare nascere. Me la sentivo. Io ti volevo abortire. Tuo padre me lo impedì. Se sei qua, se nascisti, lo devi a Iggio. E ora ci stai andando a sporcare il suo nome davanti a tutti. Sarà contento della sua picciriglia. Hai preparato un'istruttura perfetta. Sì, ma le stiamo chiedendo una cosa terribile a sta ragazzina. Farle ammettere davanti a tutti che suo padre e suo fratello sono degli assassini. Se gli avvocati la fanno crollare, addio processo. Incrociamo le dita. Io conto su di te, procuratore. Seguirò l'udienza dal mio ufficio. Mostriamo ai mafiosi la luce interiore di cui siamo fatti. Sì. Dobbiamo accecarli, abbagliarli. E Mancuso e Rita Fumichele, signor Presidente. Fate entrare la testa. Va bene, lasciateli. Rita, che fai? Sei attenta, scendi! Rita!
No, ti voglio fare un primo piano, guarda. No, grazie. Sono già abbastanza brutta di natura. Forse un mondo onesto non esisterà mai, ma che ci impedisce di sognare? Forse, se ciascuno di noi prova a cambiare, forse ci riusciremo. Rita Atria.